10 gravi errori di primo soccorso che devi conoscere. Sei sicuro di sapere come trattare correttamente una ferita, un dente rotto, un graffio o l'avvelenamento? Molte persone trattano le lesioni basandosi sull'istinto o la disinformazione. Anche se si pensa di aiutare, in realtà si può finire per causare più danni alla vittima. Continua a guardare per imparare cosa fare e cosa non fare per amministrare il primo soccorso. E non dimenticare di fare clic sul pulsante iscriviti e attivare le notifiche per unirti a noi su Il Lato Positivo. 10. Pipì sulla puntura di medusa. Un noto rimedio popolare per le punture di medusa è quello di fare pipì sulla zona interessata, ma in realtà l'urina può causare l'attivazione delle cellule urticanti, causando solo ulteriore dolore. L'approccio migliore è quello di immergere l'area in aceto per rimuovere i tentacoli e alleviare il bruciore. Quindi strappare i tentacoli che rimangono con una pinzetta e scaldare. Non tentare di usare l'acqua del mare poiché il bruciore si diffonderà ulteriormente. Non mettere ghiaccio perché il freddo preserverà il veleno all'interno della pelle. 9. Versare acqua calda su una ferita da congelamento. Le aree solitamente colpite dal congelamento sono dita dei piedi, naso, orecchie, guance e mento. Tuttavia il processo di riscaldamento non può essere affrettato, deve essere graduale. Il congelamento lieve può essere curato a casa, ma i casi più gravi sono un'emergenza medica. Il primo passo è quello di portare la vittima in casa e costringerla a posizionare le mani sotto le ascelle per riscaldarsi naturalmente e lentamente. Non sfregare qualcuno per cercare di renderlo più caldo, poiché l'attrito può danneggiare la pelle fragile. Continua posizionando la parte del corpo congelata in acqua tiepida, non calda. Una volta che la vittima è più calda, portala in ospedale. 8. Pulire un dente rotto. Un dente rotto è considerato un'emergenza, quindi se stai sperando in qualche possibilità di riattaccarlo, vai direttamente dal dentista. Ma se il dente non viene gestito correttamente al momento dell'incidente, il reinserimento potrebbe non essere possibile. Se un dente staccato è sporco, non strofinarlo troppo e non metterlo sotto l'acqua troppo a lungo. Lo sfregamento, l'uso di alcol o la manipolazione eccessiva possono rimuovere parti importanti del dente. Se c'è sporcizia, risciacqua con acqua tiepida per non più di 10 secondi. Se non ci sono detriti, portalo dal dentista così com'è. 7. Sottovalutare le ustioni elettriche. Se stai cercando di collegare un elettrodomestico a una presa e prendi una scossa elettrica, potresti pensare che si tratti più di una scossa passeggera e non di qualcosa di troppo dannoso. Potresti sentirti completamente a posto dopo essere stato colpito dall'elettricità, ma le ustioni elettriche possono causare danni invisibili di cui potresti non essere a conoscenza. Per questo tipo di lesione, la stragrande maggioranza dei tessuti danneggiati si trova sotto la superficie della pelle, quindi non sottovalutare il danno che l'elettricità può fare e vai direttamente dal medico in modo che possa valutare la tua condizione. 6. Indurre al vomito contro l'avvelenamento. In passato alle persone veniva detto di tenere a casa lo sciroppo di Ipecac per vomitare nel caso in cui qualcuno della famiglia fosse avvelenato. Al giorno d'oggi gli esperti sanno che il vomito non è efficace per rimuovere il veleno dallo stomaco e da allora hanno smesso di raccomandare questo trattamento. Non puoi più comprarlo al supermercato, ma questo non significa che alcune persone non lo abbiano ancora in casa. Quello che si dovrebbe fare in caso di avvelenamento è bere un po' d'acqua o latte e dirigersi immediatamente verso un centro antiveleni. Se il veleno è sulla pelle, sciacquare con acqua tiepida per almeno 15 minuti, rimuovere gli indumenti contaminati e chiamare il controllo per il veleno. 5. Spostare una persona che è stata coinvolta in un incidente automobilistico. Spostare l'autista o i passeggeri lontani dalla scena di un incidente sembra istintivo, ma è una cosa da non fare. Questo perché spostare la vittima può peggiorare le ferite, poiché potrebbero non essere visibili in superficie. Potrebbe anche destabilizzare la colonna vertebrale e metterla a rischio di una possibile paralisi. Invece, il primo passo è sempre quello di chiamare il numero per le emergenze. Se l'area è sicura, puoi correre per aiutare la vittima e parlargli per mantenerla calma. Potresti anche sostenergli la testa e il collo per impedirgli di girarsi o muoversi. Resta in contatto con i servizi di emergenza e aspetta che arrivino. Questa regola può essere ignorata se l'auto è in fiamme o qualche altro pericolo immediato si trova nelle vicinanze. Assicurati solo di tenerti lontano dal pericolo.
4. Lasciare i graffi esposti all'aria. Contrariamente all'opinione popolare, un graffio superficiale su un braccio o una gamba non ha bisogno di prendere aria o respirare. Lasciare il graffio esposto è come lasciare la porta aperta per far entrare batteri nocivi e sporcizia, il che aumenta il rischio di infezione. Come regola generale, se una ferita si trova in un luogo che si sporca frequentemente o è a rischio di essere irritata dai vestiti, è meglio coprirla. Proteggila con una benda o una garza. Dopo alcuni giorni, la ferita dovrebbe trasformarsi in una crosta, segnalando che il processo di guarigione è quasi completo. Non togliere mai la crosta. Le tue dita sono ricoperte di batteri, quindi potresti far venire un'infezione. Staccare le croste fa anche venire le cicatrici. 3. Mettere un dito mozzato direttamente nel ghiaccio. So che sembra una cosa da incubo, ma perdere un dito è assolutamente possibile quando si taglia cibo, si maneggiano i coltelli o si lavora con macchinari pericolosi. Un errore comune è quello di mettere il dito tagliato subito in una borsa del ghiaccio. L'Accademia Americana di Chirurghi Ortopedici consiglia vivamente di non lasciare che il dito entri in contatto diretto con il ghiaccio, poiché questo può danneggiare i nervi. Invece, avvolgilo subito in una garza umida e riponilo in un sacchetto richiudibile. Quindi metti il sacchetto in un contenitore con ghiaccio e corri in ospedale. 2. Pulire una ferita con prodotti chimici aggressivi. È un mito comune che per pulire correttamente una ferita debba essere disinfettata prima con alcol o perossido di idrogeno. L'utilizzo di questi prodotti chimici aggressivi non solo è incredibilmente doloroso per la vittima, ma può anche ritardare la guarigione e danneggiare i tessuti. Per pulire le ferite, l'acqua è la migliore soluzione. Metti la ferita sotto l'acqua per almeno 5 minuti. Esegui una valutazione visiva per verificare se ci sono dei residui nella ferita prima di coprirla. 1. Bendare una ferita in modo errato. Per le ferite superficiali, il nastro medico può salvare la gente dall'andare al pronto soccorso e dover mettersi i punti. Ma se chiudi la ferita in modo errato, si allenterà prima di subito. E se la ferita può aprirsi di nuovo, sarà molto più suscettibile alle infezioni. Per fissare correttamente una ferita, inizia pulendola. Quindi taglia il nastro medico in strisce larghe 1,27 cm e lascialo abbastanza lungo da estendersi di almeno 2,5 cm oltre la ferita. Mettere prima una striscia di nastro sul lato dello squarcio, poi un'altra sull'altro senza fasciare la ferita stessa. Dopo questo, prendi entrambe le estremità delle strisce e tirale per chiudere completamente la ferita con un solo rapido movimento. Continua a posizionare le strisce nello stesso modo finché la ferita non è completamente coperta da nastro. Copri la ferita con una garza e ricorda di controllarla regolarmente. E ricorda, in ogni caso di emergenza, chiama sempre i servizi di emergenza medica. Le informazioni in questo video sono pensate per aiutarti mentre aspetti che arrivino i paramedici o finché non riesci ad affidarti ad un esperto. Dicci tu del lato positivo? Sai qualche altro utile consiglio di primo soccorso o errori comuni che le persone commettono in situazioni di emergenza? Facci sapere nei commenti qui sotto. Non dimenticare di dare a questo video un mi piace, condividilo con i tuoi amici e fai clic su iscriviti per rimanere su Il Lato Positivo.